Non voglio cadere. Eccolo. No, Frank. Che cazzo fai, Frank? No. Frank. Johnny. Non ci credo. Ciao bellissimi, miei carissimi telespettatori. Questo è Electric Boom. Allora, sono in fissa, stupidaggine giapponesi, ok? Lo avrete notato, avete visto l'ultimo video. E quindi ieri ho continuato a farmi suggerire video da YouTube e sono sprofondato letteralmente in questa palude di stupidaggini giapponesi. E il mio obiettivo è rendere voi partecipi, far sprofondare anche voi in questo mucchio di follia pura nipponica. Siete pronti? Perché io già sono pronto. Iniziamo subito con... oggi trattiamo i show strani giapponesi. Iniziamo con questo, che l'ho appena pescato, non ho idea di cosa succederà, ma lei si sta spogliando. Wow, è pieno di giapponesi bellissime. Nuda. Che c'hanno quelli, baffi? Che sta facendo? Qual è il punto? Anch'io lo so fare. Una bella inquadrata alle chiappe, ci stava tutta. Pam. Fermi tutti. Non so se ho capito bene. Anzi, non ho capito un ceppo, una beata minchia. Lei è stata buttata dentro questa vasca d'acqua, che non ho capito se magari è un brutto sapore o meno. Non lo so. Poi uno la soccorre e fa sputare l'acqua come fosse un anime. E lei spara una frase d'effetto. Rivediamo, grazie. Eccolo, lui arriva. Speed. Blup. Anime style in my house. Allora, questo sembra molto più interessante, quindi vediamo questo. Questi stanno su queste mura formate da blocchi, come se fossero grandi Lego, grandi blocchi Lego per dire. E l'obiettivo del programma è che tu estrai un numero, come avete visto, e lì succede una cosa che, insomma, ecco, guardate voi. Arrivano le pallavoliste, loro devono sparare e sperare di far cadere la persona. Non voglio cadere. Quindi l'obiettivo è farli cadere, e penso che l'ultimo che rimarrà in piedi vincerà. Il numero 4 è uscito il carro armato, vediamo di cosa si tratta. Sarà un vero carro armato? È un piccolo vero carro armato? Qui sinceramente, a dirla tutta, mi viene da pensare un po' qualcosa di razzista, eh? Wow! Ha distrutto un blocco! Non so voi, a me è sembrato un po' razzista perché è entrato questa persona di colore dentro questo carro armato con quella faccia da beduino. Wow! Questo ti butta giù sicuro, zio. Oh, bello questo, bello! Yes! Pam! Ma solo un blocco, dai! Vogliamo vedere i morti! Vogliamo vedere chi casca e soffre! Vogliamo vedere la morte! Qualcuno deve cadere! Che cosa vogliono fare questi? Lanciatelo! Wow! Oh, wow! Bello! Bravo! Sei tutti noi, Frank! Quindi quello è ancora in gioco, anche se manca metà muro. Vai, vogliamo la morte! Questi fanno un macello, ve lo dico io. Un macello! Oh! Wow! Pure quell'altro! Oh, bello questo programma! Mi è divertito molto! Guardate quanto è anime quel tipo che continua a correre in aria! Sei anime, zio! Guarda meno cartoni, Cristo! Che le persone non si muovono così, come stupide! Cristo! Vai, la squadra di sumo! Tutti giù per terra! Wow! Ha vinto quello blu, insomma. Grande, bravo. Respect. Passiamo al prossimo. Di che si tratta qui? Maschi contro femmine. La lotta che ha da sempre caratterizzato il nostro pianeta. Il maschio, colui che porta l'uccello,
è la femmina con lei che porta il nulla, la patatina. Si scontreranno in questo show incredibile che potete vedere solo qui, in questa televisione, dove tutti si muovono molto anime Japan style. Chi è da suonare Tokyo? Oh, sembra la Sabri Gamer un po' più brutta. Oh, lui c'ha una bella maglietta, quello al centro. Qual è il punto qui? Si sta iniziando a muovere la stanza, si sta inclinando. Bello! Altro che escape room qui. Qui in Italia facciamo le escape room. L'escape room. Qui guarda cosa fanno. Guarda qui cosa fanno in Giappone. Guarda il divertimento che ci stiamo perdendo. Potremmo essere noi su quel muro in pendenza. E devono resistere 10 minuti? Oh, cosa succede? Si devono spostare all'altro. Cristoforo. Dai, John! John, ce la puoi fare! Ernesto Sama, vai, buttati! Ma avete visto che facce che fanno? Sono proprio anime! Sono proprio anime! Ce l'hanno proprio, crescono con l'espressione anime! Guarda! Sta spiegando come potrebbero fare. Una mattina, oh! Incredibile! Vediamo se ce la fanno. Prima uno, vai! Vai, che ci siamo, John! Vai, Frank! Vai! Siamo tutti con voi! Cristo, anche se questo è un video. Vai, Ernesto Sama, facci vedere come si salta. In bilico. Si sta caricando di suspense, vogliamo vedere il salto. Eccolo. Perché il più ciccione hanno scelto per saltare, Cristo? Tu dovevi stare in basso. Ma perché non stai in basso tu? Guarda, quello piccolino con la maglia bianca doveva saltare. Vai. Vai. No, no, che Cristo fai? Ecco che si ammazza, mamma mia. Boom, coordinazione incredibile, ragazzi. Oh mio Dio, si sono viste le mutande. Guarda sti giapponesi, Cristo. Ok, adesso deve saltare l'altro. Vai, Frank, grande. Ecco perché hanno fatto passare il più ciccione per primo. Perché partiva da un'altezza maggiore, quindi per lui era più facile. Invece per questi più atletici, visto, per loro è più fattibile. Grandi. Oh, ma allora sono io il pirla qui che non ci arriva. Oh. Ma sono io il bamboccio qui. Vai, vai. Oh yeah. Vai, ci hanno preso. Che dovevano dire? Una risposta, non lo so. È tipo un quiz. Ci stanno dei disegni e loro devono capire la parola. Ovviamente noi non sappiamo di che cacchio si tratti. Ok, prossimo livello. Devono rifare lo stesso salto, probabilmente, però questa volta sarà più in alto. Più difficile. Perché poi questi giapponesi ciccioni con gli occhiali portano sempre questi occhiali così stretti? E perché hanno gli occhi a mandorla piccoli? Io non voglio suonare razzista, ma Cristo, quegli occhiali così stretti, cioè proprio perché coprono la linea dell'occhio e basta. Noi portiamo gli occhiali da nerd gigante che oggi non ho. Eccolo! No! Frank! Che cazzo fai, Frank? No! Frank! 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 No, Frank! Dovrò rivedere il tuo replay a vita! Frank! No! Quindi adesso che sono rimasti in due possono andare avanti comunque, sì. Dai, meno male, hanno ancora una possibilità. Mi dispiace per Frank, ma Ernesto Sama può farcela. Alzato Maiar! Oh! Grande Ernesto Sama! Grande! Massima presa! Quei polpastrelli! Tutte quelle pippe sono servite a qualcosa. Nice! Perché dovete dire le cose in inglese? Ok, questa è l'ultima prova, signori. Ernesto Sama e Johnny, Johnny della Rosa, possono farcela. Possono portare a casa un risultato. Dimostrare al loro padre di valere qualcosa. E alla mamma che non ha mai creduto in loro. E abbiamo un nuovo iscritto, si tratta di Blood Hunter! Hey, say jump! No! Perché dovete dire le cose in inglese? Non capite che non funziona! No! Eccolo lì. Ciao Ernesto Sama, è stato bello. È rimasto solo Johnny, Johnny della Rosa. Lui, che è cresciuto in Giappone, ma ha evidentemente radici argentine. Lui dimostrerà al popolo giapponese cosa vuol dire essere un vero uomo. Vai Johnny, ti sto guardando, Johnny. Johnny, Johnny. Ah, ci credo. Sei il numero uno, Johnny. Numero uno.
Vediamo quest'ultima prova. Lì ci sono tre palle. Non una, non due, tre palle. Una corda. E Johnny deve tornare indietro con le palle. Con la palla, non lo so. Una palla. Gliene basta una o due palle? Non ho capito. Io non so il giapponese. Però anche se non so il giapponese, Johnny, sono con te, Johnny. Ogni palla corrisponde a una risposta a me ignota perché non so il giapponese. Ma studierò il giapponese solo per vedere questi show. Lo giuro. Un attimo, ci stava quella che sta praticamente a scaccolau. Questa, guarda, guarda come sta per scaccolare. Bello, solo una frocia. Vai, Johnny. Si è aggrappato la corda. Doppio nodo sulla mano. Scegli la palla blu. Se la mette nel marsupio, almeno ci prova con una mano sola. E adesso sta tutto nelle sue mani. Johnny, contiamo su di te. Ha preso pure l'altra palla. Che adesso sta scendendo, deve fare. Ecco il grande salto! Johnny! Johnny ce la fa! 27 secondi, quanti? Non sa quale mettere, non sa quale mettere. Johnny, la blu, credimi! La blu! Metti la blu! Grande Johnny! Mi ha ascoltato, se vince, grazie a me! Ti prego! Dai, Johnny! Johnny! Ha perso Johnny Cretto! No, Johnny, no! Wow, devo dire che questo mi è proprio piaciuto proprio tanto. Mi ha proprio entusiasmato questo video, questo show. Tanto che ne vediamo subito un altro. E sono diventato anime anch'io. E devo fare anch'io le pose. Squadra Gini, in azione. L'epica sfida. Maschi contro femmine. Continua. Heisei Jump si chiama così questo programma, hai capito? Avete visto? È quella la Sabri Gamer. Dov'è? Fatemela vedere. Eccola. Dai, ditemi se non è vero che le assomiglia. La nostra Sabri è molto più bella, eh. E adesso ha pure le tette. Non è per dire. Ma le assomiglia, Cristo. Ok, queste questa volta partono in una sorta di labirinto. O prigione, o non lo so. Vediamo cosa succede. Del gruppo delle femmine hanno scelto quindi solo tre. Tre femmine, non una, non due, ben tre. Come il video scorso. Chiaro? Vediamo cosa succede. Oh! Perché fai questa espressione, anime, Cristo? Reagisci come un essere umano. Ah, devono mettere la faccia nei buchi per qualche motivo. Lei è bellissima, mi sono innamorato. Abbiamo Xena al centro, la Sabri a sinistra e Sara a destra, ok? Già mi sono scordato i nomi. Ah, devono rispondere alle domande. 5, 4, vai Sabri! Ok, ci hanno preso, ci siamo. Dai Xena, sei la nostra principessa guerriera, solo tu puoi farcela. Ma adesso cosa accadrà? Cosa succederà? Suspense. Devono aprire con tre chiavi, superando tre prove per prendere qualcosa che non me ne frega niente. Guarda Xena, quei movimenti anime che fa. Vai Xena, principessa guerriera. Ok, quindi c'è una palla e lei in qualche modo deve farlo arrivare sul buco. No, non ci hai preso Xena. Cristo. Concentrata Xena. Cristo. Oppela. Op, ci sei? Lascia. Xena, Cristo. Lo so che non è la tua arma preferita la palla, però metticela un po' di più. Grande Xena. È la prima chiave! Cristo! Oh! Ma che cacchio fanno la schia... Ma oh! Ma se rimaneva lì? Ma la schiacciavano! Oh, Xena! Ma questo... Ma questo gioco... Ma è tipo... C'è chi ci muore sul serio, in questo gioco. Guarda che roba! Quello la schiaccia, Immagino che sia morbido, lo spero. Oh, sì! Posa anime! Ciao! Non mi piace la tua voce, Xena. Scusa, non mi piace. Fai il tuo lavoro, ma stai zitta, Cristo. Vai, altre domande che noi saltiamo subito. Pam. Ok, cosa bisogna fare qui? Stesso gioco, sempre, Bisogna prendere tre chiavi, ma adesso ci prova la Sabri Gamer. Vai, Sabri! Concentrata! Cristo, Sabri! Dai! Grande, ci sei? Cristo, fai! Vai, piano! Non ti corre dietro nessuno! C'hai 7 secondi! Grande, Sabri! Che strillo che hai fatto! Oh, hai meno di un secondo! Si sta per chiudere! Grande la chiave! Che gioia! Manca solo una chiave! Sara, è nelle tue mani! E dopo una serie di domande che abbiamo saltato a piedi pari, Sara affronta la grande sfida e noi siamo con lei. C'è chi... Vedi che c'è chi c'è stato schiacciato? Beh, è morbido! Vai, Sara. Tre chiavi. Cioè, score perfetto! Piano, Sara. Sara, Cristo! Piano, non ti corri dietro... No, brava. No, Sara, no! Dai! Eccolo! Sara grande! Sara!
Prendi la chiave, gira la chiave, metti la cera, togli la cera. Yes! Io sono sempre stato dalla parte delle donne, sappiatelo. Yeah! E penso che per oggi è sufficiente. Vi ringrazio di essere stati con me, ma soprattutto con questi eroi che probabilmente saranno dimenticati già domani. Ma non da voi che avete visto questo video. Anzi, spero che proprio grazie al mio video che loro non verranno mai dimenticati. Ma soprattutto se vi è piaciuto questo video, non scordatevi di lasciare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. E questo era Electric.